È sufficiente per l'uomo sapere di esistere. È sufficiente assumere la forma di un essere umano per meritare il nome di uomo? È nostra decisa impressione e convinzione che, per divenire una vera entità spirituale, come questa definizione implica, l'uomo deve anzitutto crearsi nuovamente, per così dire, ossia eliminare totalmente dalla sua mente e dal suo spirito non solo la dominante influenza dell'egoismo e le altre impurità, ma anche l'infezione della superstizione e del pregiudizio. Questo è molto diverso da ciò che chiamiamo comunemente antipatia e simpatia. Noi siamo anzitutto irresistibilmente e involontariamente tratti nel buio turbine della superstizione e del pregiudizio, da quella influenza peculiare, da quella potente corrente di magnetismo che emana dalle idee come dai corpi fisici. Noi ne siamo circondati e in definitiva impediti, per codardia morale, paura della pubblica opinione, di uscirne. È raro che gli uomini considerino una cosa nella sua vera e falsa luce, accettando le conclusioni per la liberazione del loro giudizio. È vero il contrario. La conclusione è più comunemente raggiunta accettando ciecamente le opinioni correnti, al momento, fra coloro a cui essi sono associati. Un membro della Chiesa non pagherà un prezzo assurdamente alto per il suo banco, così come un materialista non andrà due volte ad ascoltare una conferenza di Huxley sull'evoluzione, solo perché credono che ciò sia giusto, ma solo perché il signore e la signora tal dei tali, considerati personaggi importanti, lo hanno fatto. Lo stesso per ogni altra cosa. Se la psicologia avesse avuto il suo Darwin, l'evoluzione dell'uomo per quel che riguarda le qualità morali sarebbe stata trovata inseparabilmente legata con quella della sua forma fisica. La società, per la sua condizione servile e la sua mimica, suggerisce ad un osservatore intelligente una parentela fra la scimmia e gli esseri umani, ancora più evidente di quella presentata dai segni esterni messi in evidenza dal grande antropologo. Le molte varietà di scimmia, beffarde anticipazioni di noi stessi, sembrano essere volute con lo scopo di fornire a certe classi di persone lussuosamente agghindate il materiale per i loro alberi genealogici. La scienza muove rapidamente, di giorno in giorno, verso le grandi scoperte della chimica e della fisica, dell'organologia, dell'antropologia. Gli uomini dotti dovrebbero essere liberi da preconcetti e pregiudizi di ogni genere. Tuttavia, sebbene le opinioni e i pensieri siano adesso liberi, gli scienziati sono ancora gli stessi uomini di sempre. Solo un sognatore utopista può credere che l'uomo cambi con l'evoluzione e lo sviluppo di nuove idee. Il suolo può essere ben fertilizzato e reso adatto ad offrire ogni anno una maggiore e migliore varietà di frutti, ma se scavate un po' più a fondo dello strato necessario per la raccolta, troverete nel sottosuolo la stessa terra che era là prima che fosse segnato il primo solco. Non molti anni fa, chi mettesse in dubbio l'infallibilità di qualche dogma teologico era subito tacciato di iconoclasta e di eretico, ve victis. La scienza ha vinto. Ma a sua volta il vincitore si rivendica la stessa infallibilità, sebbene non riesca ugualmente a provare il suo diritto. I tempi cambiano e noi cambiamo con essi. Il detto del buon vecchio Lotario si applica a questo caso. Tuttavia, noi siamo convinti di avere qualche diritto a dubitare degli alti sacerdoti della scienza. Per molti anni abbiamo sorvegliato la crescita e lo sviluppo di questo pomo della discordia,
lo spiritismo moderno. Familiari con la sua letteratura in Europa e in America, abbiamo seguito da vicino e con attenzione le sue interminabili dispute e confrontato le sue ipotesi contraddittorie. Molte persone colte, uomini e donne, spiritisti eterodossi naturalmente, hanno tentato di esplorare questi fenomeni proteici. L'unico risultato fu che sono giunti a questa conclusione. Quale che possa essere la ragione di questi continui fallimenti, sia che si attribuiscano agli investigatori stessi o alla segreta forza in gioco, è stato perlomeno provato che quanto più le manifestazioni psicologiche crescono in frequenza e varietà, tanto più impenetrabile diviene l'oscurità che circonda la loro origine. Che vengano effettivamente testimoniati i fenomeni di natura misteriosa, generalmente forse a torto chiamati spirituali, oggi sarebbe inutile negare. Pur scartandone una vasta parte come dovuti ad astuta frode, quello che rimane è abbastanza consistente per richiedere un attento esame della scienza. Eppur si muove, questa frase pronunciata da secoli è divenuta familiare. Oggi è necessario il coraggio di Galileo per gettarla in faccia all'Accademia. I fenomeni psicologici sono già all'offensiva.